Verrebbe da citare Esopo e la sua celeberrima favola della cicala e della formica per inquadrare la situazione in cui versano alcuni istituti scolastici pescheresi di competenza della provincia che si trovano a dover far fronte a piccoli grandi disagi per via dell'assoluta mancanza di misure preventive su fatti già noti e per i quali si sarebbe potuto intervenire per tempo. Prendiamo il caso dell'ITIS Alessandro Volta di Pescara, uno degli istituti più prestigiosi che ogni anno fa registrare un boom di iscrizioni con una popolazione studentesca in costante ascesa. Già dallo scorso 18 marzo la provincia era a conoscenza del fatto che dalla manovra varata a dicembre del 2023 dalla regione non sarebbe arrivato un solo euro per consentire l'affitto di locali come il Palazzo Fuxas per fronteggiare la mancanza di aule. In più da molto tempo si parla della realizzazione di una palazzina all'interno della cittadella del Volta, costo sui 4 milioni di euro, ma per la quale siamo ancora al progetto esecutivo. Morale della favola, l'ITIS Volta studenti costretti a doppi turni con lezioni che si tengono mattina e pomeriggio. Noi da allora abbiamo detto che bisogna stanziare questi fondi per, diciamo, gli affitti, in particolare del Palazzo Fuxas qui vicino, e soprattutto bisogna fare in modo che il Volta abbia una soluzione di medio-lungo periodo, e cioè stanziare i fondi nell'ambito della programmazione 2021-2027 per la realizzazione della settima palazzina, che costa circa 4 milioni di euro e potrà trovare allocazione proprio dietro le nostre spalle. Tra l'altro la provincia ha un progetto esecutivo, lo sta per ricevere in questi giorni. Se non si farà questo, 350.000 euro che verranno stanziati dalla regione, speriamo che vengano stanziati, saranno soltanto un palliativo per quest'anno, perché il prossimo anno ci troveremo ad affrontare la stessissima situazione. Piero Giampietro, in qualità di consigliere provinciale, voi chiedete una commissione. Sì, perché questo è un punto che va subito affrontato. Questa scuola è un problema, è molto richiesta dalle persone, quindi non ne si possono fare qui i doppi turni, perché vorrebbe dire davvero mettere in crisi molte, molte famiglie. La provincia non ha risorse endogene, ma sicuramente deve fare pressing con la regione, perché ci sono delle risorse non soltanto per affittare delle aule che potrebbero essere un palliativo per quest'anno, ma per trovare una soluzione strutturale per questa e per altre scuole, dove comunque sia problemi ci sono, vanno affrontati in maniera organica. E quindi il 25 settembre ci sarà questa commissione che ho richiesto, e ci saranno anche il dirigente e il presidente. Lì capiremo effettivamente quali intenzioni ha la provincia per esercitare il proprio ruolo di appunto governante dell'edilizia scolastica sulle scuole superiori. Intanto, dopo gli allagamenti dei giorni scorsi, almeno per il liceo scientifico Leonardo da Vinci, si parla di una ripresa delle attività didattiche. Abbiamo fatto un intervento ieri, un sopralluogo al liceo da Vinci per verificare qual è lo stato delle cose, visto che c'è stato questo allagamento nelle strutture, e pare che tutto sia in fase di ristrutturazione e che probabilmente domani riapriranno regolarmente. La dirigente è stata molto gentile e collaborativa e speriamo davvero che la provincia intervenga su queste due istituti importanti e ripristini velocemente la frequenza scolastica.